Io sì, vorrei parlare del vino, vorrei parlare velocemente della degustazione, senza fare una degustazione del vino stesso, nel senso che purtroppo di degustazione la si vede alla televisione, la si sente alla radio, ma sempre su una parte scherzosa, si scherza sempre riguardo a quello che è la professione del sommelier del vino, che è una cultura che ci segue da millenni ormai, fa parte della storia d'Italia e quasi oserei dire che se l'Italia è andata verso la Francia, come diciamo, prima verso la Borgogna, è stato anche grazie al vino, poter ricevere, raccogliere, andare in una terra che sapeva accoglierlo e sapeva fare dei grandi prodotti grazie a un terroir, non solo che lo poteva permettere. Quindi innanzitutto secondo me bisogna avere un credo, come Simone lo diceva nella cucina, un credo in quello che si fa. Io lo dico per la sommelleria, lo dico per il mio lavoro e per il vino, che è quello che rappresenta, come potrebbero dirlo per la cucina, un credo vero e proprio e una passione passo per passo in tutto quello che si fa. E quindi parlerai della degustazione come in tappe di degustazione, quindi i sensi che sono coinvolti, i cinque sensi, è vero che i tre più rappresentativi sono l'occhio, il naso e la bocca, certo, quindi la vista, l'olfatto e il gusto, però sicuramente il tatto lo prende in considerazione. Quando prendiamo una semplice bottiglia di vino in mano si sente subito la temperatura, fredda, calda, e ci dà già una percezione di quello che andremo a assaggiare, quindi una freschezza a livello gustativo. Il rumore, quindi l'udito, tanti dicono perché l'udito? Il vino non è che ci si avvicina troppo alle orecchie. No, però versando un vino, abbiamo fatto differenti prove bendati, versando un vino quando il vino è ricco in zuccheri ha una densità che è maggiore a un vino secco, quindi cadrà nel bicchiere con un suono molto più vellutato, se il vino è secco fa un rumore molto più secco, quindi più cristallino, risuona nel calice. Sicuramente non sono le parti più interessanti, quindi tipo tu ci sei in fondo, sei più interessante sarà in bocca. Passiamo all'esame visivo. L'esame visivo è fondamentale per determinare tante caratteristiche che sono il vitigno, i vitigni hanno sfumature e colorazioni diverse, lo Chardonnay sarà più colorato, il Sauvignon Blanc o il Grillo stesso sono vitigni che hanno pochi antociani, quindi materie coloranti, sono scarichi in colore. E soprattutto il colore è importantissimo perché un vino bianco che diventerà più scuro col tempo, quindi più ambrato o più dorato, sarà un vino che sta prendendo età. Quindi il bianco, paradossalmente il rosso, diventa più importante a livello cromatico e di colori, mentre il rosso ha tendenza a scaricarsi di colore, quindi l'opposto completamente rispetto al bianco. Quindi il colore ci parla subito di un'età, quando si piega il vino verso una superficie bianca, inclinando il vino, vediamo l'unghia cosiddetta del vino, quindi l'estremità del vino è il riflesso più è brillante, più vuol dire che il vino è giovane, più dà freschezza di un'età quindi inferiore. Dopodiché si prende in considerazione la consistenza per avere un'idea di quanta materia può essere presente nel vino e poi le bollicine che in questo caso non sono presenti. Passiamo alla seconda o terza sensazione che è l'olfatto. Al naso la prima volta il vino lo si assaggia senza rotarlo, perché purtroppo si vede in tanti ristoranti o di persone che restano con la serata rotata del vino, vanno a rotare il braccio, quello non serve. La prima volta che si assaggia il vino è semplicemente annusandolo da fermo perché ci sono delle molecole che sono più leggere, quindi che partono nell'aria senza aver bisogno di roteare il vino nel calice. Quindi sono le prime sensazioni, i primi profumi che sono i più evidenti, dopodiché si può muovere il vino per avere le cosiddette molecole più pesanti, quindi che hanno un po' più di male a alzarsi nell'ossigeno e quindi hanno bisogno di una spinta per avere poi le sfumature differenti che possiamo captare. Anche questo perché serve non per buttare profumi a caso, come spesso si sente, fragola, lampone, ciliegia, mandorla, umidità e via andare. Ma perché ogni sapore rappresenta una certa zona, ogni profumo e aroma rappresenta un vitigno o una zona da cui proviene. Per esempio un Riesling nel nord Italia sarà un Riesling che si esprime su un frutto molto fresco e su un agrume, nella Mosella in Germania si esprime con una nota di idrocarburi, quindi che richiama quasi l'odore dell'asfalto che è molto importante. Quindi ci identifica, facciamo praticamente soltanto con l'occhio e col naso un Google Map, che è incredibile, impressionante. Ed è per quello che mi piacerebbe ridire una frase che Colette, una francese, ha scritto nel 1700, che la vigna è l'elemento vegetale che rende intelligibile il suolo, è l'unica pianta che lo rende intelligibile. Quindi grazie alla vigna e grazie al prodotto finale riusciamo a ricollegare la provenienza e il prodotto da dove viene. Dopodiché semplicemente si passa alla bocca.